qui è pieno pieno di vestiti. Ora ci facciamo consigliare qualcosa per la tua festa di compleanno. Baciati cocò, tre civette sul comò, che facevano l'amore con la figlia del bottone. Figlia del figlio di Stitch! Braccialetti! Bello, questo è quello lì. Andiamo. Che è successo, Giorgio? Non è vero, tendendo nell'occhio, adesso tutto l'occhio rosso. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Da oggi ragazzi registreremo tutti i giorni perché mancano solo 3 giorni alla festa di compleanno della Giorgia e quindi vi vogliamo far vedere tutti i preparativi che faremo per poi andare alla festa di compleanno della Giorgina. Per dire Giorgia, oggi che cosa faremo? Oggi andremo a fare shopping per il mio outfit della mia festa di compleanno. Esatto, perché non sappiamo cosa mettergli. Quello che abbiamo è un po' ormai vecchiotto e gli sta anche piccolo, quindi gireremo qualche negozio per trovare qualcosa per la festa di compleanno. Sì! Mentre quando ritorneremo, spero presto, dobbiamo continuare a fare che cosa, Giorgia? I sacchettini da regalare alla mia festa di compleanno per ringraziare tutti i miei amici di essere venuti alla mia festa. Esatto, quindi sul tavolo c'è un po' di roba che vi faremo vedere dopo, non vi vogliamo svelare niente, anche perché dopo, quando torneremo e faremo i sacchettini, sveleremo anche che tema avrà la tua festa di compleanno. Allora! Sei contenta? Gli inviti l'abbiamo dati? No, ancora no, perché li dobbiamo preparare stasera. È vero? Ok. Quindi noi ragazzi ora si esce, si va a cercare il negozio per trovare l'outfit per la Giorgia. Voi invece continuate a seguirci, così scoprirete cosa succederà e che cosa sceglierà Giorgia per la sua festa di compleanno. E ovviamente lasciate tanti like! Giorgia, dai, sono passati 10 minuti, ma quanto dura questa pipì? Giorgia, che è successo? Che è successo, Giorgio? Non è vero, tendendo nell'occhio, adesso tutto l'occhio rosso. Fammi vedere. No, Giorgia. Giorgia, non ti devi fare male però a 2 giorni prima della festa di compleanno, dai. Ma che posso fare? Ma scusa, ma perché ti sei messo dito nell'occhio? Ma mi stavo grattando qui, mi ha infilato un dito nell'occhio. Mi stavo grattando lì. Cinzia, e ce l'abbiamo un collino perché c'ha l'occhio rossissimo. Sì. A 2 giorni prima della festa di compleanno. Ti pareva, vado a prenderlo. Vai. E via. Giorgia, però dai, guarda come ce l'hai l'occhio ora. Dai, non ci possiamo mica presentare così. È solo un dito nell'occhio. No, non è solo un dito nell'occhio, c'ha l'occhio rossissimo. Guarda qua. Vabbè, ce l'hai? Sì. Dai, mettiamo questo collirio. No. No. Ferma. Guarda là. Brucia. 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 Va meglio, dai, Giorgia. Dai, ora passa. Allora Giorgia, come va? Meglio. Fammi vedere. Insomma, è rossissimo. Vai, comunque andiamo e speriamo che ti passa, vai. Ok ragazzi, dopo 10 minuti ce l'abbiamo fatta uscire finalmente di casa per andare a cercare un negozio. Giorgia, abbiamo finito di fare tante cose? Sì. Se no tra un po' è buio e noi ancora siamo a casa. Che ti sei portato anche i soldi? Sì, dal mio salvadanaio. Quindi oggi non spenderò neanche un soldo io. No, te li spendi, io li spendo per i miei giocattoli. Avete sentito ragazzi? Lei li spende solo per i suoi giocattoli, che l'altro ieri era Natale e ha ricevuto un sacco di giocattoli tra parente e Babbo Natale. Tra qualche giorno il suo compleanno riceverà ancora giocattoli e si porta i portafogli per comprare altri giocattoli. Quindi abbiamo la casa piena di giocattoli, esatto. Ecco ragazzi, dopo 10 minuti di strada siamo arrivati e Giorgia si era anche addormentata in macchina. Ci sei Giorgia? Ci sei? Sì. Vai, andiamo. Voglio dormire. Bene Giorgia, siamo arrivati. Qui è pieno pieno di vestiti. Ora ci facciamo consigliare qualcosa per la tua festa di compleanno. Ok. Allora Giorgia, se non sbaglio, aveva chiesto non vestito per quest'anno, giusto? Non vestito. Io ho pensato queste due cose molto fashionissime. Bello. Ma se mi metto i leggings neri sotto? Ah, tutta nera, così fai mercoledì della famiglia Adams. Andiamo a vedere, vai, che sta preparando un po' di cose.
Vabbè, intanto mi sa che Giorgio gli piace la gonna, è vero Giorgio? Va provato ovviamente perché... Abbiamo riempito i tavoli di vestiti. Io direi, Giorgia, che sarebbe il caso forse di provarci qualcosa. Che dici? Proviamo questo? Sì. Ci siamo? Sei pronta? Sì. E vai, andiamo in camerino. Giorgia si è provato il primo completo. Sono proprio curioso di vedere come gli sta. La vedo che sta sorridendo. Vediamo. E vediamo, Giorgia. Wow, vieni qua, esci un attimo, esci. Che dici? Bellissimo. Allora, nel girare... fa il volo, vediamo, lo fa, va benissimo. Qui cosa mancherebbe in questo completo? La calza, sì. Perché vedete le gambe bianchissime, con un limite nero, due mozzarelline. Giorgia, cosa vuoi provare adesso? Il vestitino nero, questo qua con le stelle? Sì. Perfetto, vai. Ragazzi, sono 10 minuti che Giorgia sta provando il vestitino, non so che cosa sta facendo, non so se lo sta cucendo, però forse ha finito. Ok. Wow! Anche questo comunque non è male visto addosso, Giorgia. Sì, solo c'è anche la maglietta. Allora, quella poi la cambiamo. Le scarpe già sono adatte, quindi mi risparmierei di andare a comprare le scarpe. Provo a fare la giravolta. Vediamo se funziona la giravolta. Questo ancora di più, No. Ti dico la verità, Giorgia, io... forse ritratto, questo, anche questo è molto bello. Ragazzi, ne abbiamo trovato un altro di vestito di un altro colore. Ora Giorgia se lo prova e vi facciamo vedere come gli sta. Giorgia, hai finito di fare la trottola? No, è bello. Dai, ce lo proviamo l'altro vestito, non possiamo mica stare tutta la sera qui, Vai, okay. In camerino. Terzo outfit pronto e ora vi facciamo vedere come gli sta. 3, 2, 1, via Giorgia, vediamo. E neanche te lo volevi provare, guarda che bello questo. Questo è bello però, a me piace tanto. Non lo so, è bello ma è leggermente corto. Voglio fare una roba di Cicocco. Ma con quale? Con tutte e tre? No, con questo qui e la voglio scuotere, non è che mi piace così tanto. Non ti piace così tanto? Non sei convinta. È corto e piccolo. Quindi Giorgia... Se la giocano loro due. Se la giocano loro due. C'è una regola. Sì. Se esce questo qui esce e prendo lui. Chiaro. Amore, baci e cicocò, tre civetti sul comò, che facevano l'amore con la figlia del bottone. Il bottone si stroncò, ambarava, cicci. Allora, si è staccata l'immagine perché l'ho fatta apposta io, perché non vi farò vedere che outfit ha scelto. Questo perché? Perché dovete continuare a seguirci e soprattutto lasciateci un bel like, così nei prossimi video, anzi nel prossimo video che uscirà, vedrete qual è l'outfit che Giorgia si metterà per la sua festa di compleanno. Pronta? Sì. Hai scelto quindi? Sì. Io non ho detto che cosa hai scelto, anche perché non lo so neanche io in realtà. Dopo quando si fa... No, non lo fare vedere. Ok. Perché ho detto che per vederlo ci devono seguire fino alla fine, giusto? Ecco. Perfetto. Quindi adesso ti rimetti i tuoi vestiti e si ritorna a casa a preparare le buste con i regalini per gli invitati. Sì. Pronta? Aspetta, voglio provare a fare Di nuovo, la giravolta. Guarda che gli stai consumando la mattonella, la signora. Ragazzi, alla fine ce l'abbiamo fatta, abbiamo preso l'outfit per la festa di compleanno di Giorgia. È un passaggio, l'abbiamo fatto, una cosa l'abbiamo risolta. Ora però bisogna andare a casa a preparare queste bustine, i sacchettini. Quando ne devi preparare, Giorgia? Boh. Te lo ricordi? Mamma, te lo sai? Sì, lo so, la Vabbè, lo facciamo segnata. dopo. Vai, ciao. Ragazzi, finalmente siamo tornati di nuovo a casa e ora si va avanti con il lavoro, perché c'è veramente tante cose da preparare. E come si diceva prima, bisogna preparare questi sacchettini da consegnare poi agli invitati. Che stavi facendo? Nulla. Che stavi facendo? Nulla. Stavi facendo le mosse dietro alla schiena? No. Non ti credo. Comunque Giorgia, andiamo a far vedere i nostri amici innanzitutto. Che cosa dobbiamo regalare ai nostri amici, ma dobbiamo dire anche il tema della festa, che ancora non l'abbiamo detto. Giorgia, qual è il tema della festa? Stitch! È il mitico cartone animato di Stitch. E quindi Giorgia, facciamo vedere ai nostri amici che cosa stiamo preparando. Andiamo. Ok. Giorgia, ci fai vedere? Subito. Vai, allora. Qui iniziamo con i sacchettini. Questi sono i sacchettini dove all'interno... Hawaiiani. Hawaiiani? Ma non mi sembra tanto hawaiiano quello, Giorgia. Però all'interno
metteremo all'interno, metteremo tutte le copie. Ok, e andiamo avanti. Ah, qui c'è un mercatino. Allora, qui ci sono tipo dei rompicapi. Ah, facciamoli vedere. Allora, questi qua sono... che vanno girati e si possono mettere un sacco di posizioni. Qui ci sono tutte le combinazioni dove possiamo mettere questi cosi. E allora faccio vedere un esempio. Fai una forma che sai fare. Un cuore dove si può tenere dietro. Una telecamera. Ma che è? Io voglio vedere uno di questi qua. Sì, Giorgia. Buonanotte. Non sai fare niente? No. Ma come no? Mi sa che stiamo regalando ai nostri amici delle cose veramente difficili da fare. Però è molto divertente perché ti ci devi applicare. Bene Giorgia, allora andiamo avanti con il prossimo gadget. Che cosa regaleremo poi? Gli adesivi di Stitch. Vediamo. Ce ne sono molti altri. E poi ho scoperto che lei non si chiama Lila, lei si chiama Anger. Brava, brava. Poi che cosa abbiamo? Questo qui è troppo adorabile. Poi abbiamo... Andiamo avanti. Braccialetti. Bello, questo è quello lì. Andiamo. Io in realtà lo odiavo quando ero piccolo con il braccialetto. Perché? Perché ogni volta che lo sbattevo al polso mi diventava poi il polso rosso. Mi faceva anche male, tipo una... è come se fosse stato tipo una frustata. Babbo, poi lo sai cosa ho scoperto di questi braccialetti? Cosa? Che è veramente vero? Che te lo apri e dentro c'è un metro. C'è un metro? È veramente, perché io ce l'avevo un braccialetto di questi, mi si è rotto e dentro ce l'avevo un metro. Ok, e andiamo avanti invece col prossimo gadget che gli invitati troveranno dentro quel sacchettino. Stavo pensando se, siccome è difficile da fare il rompicapo, se fare delle fotocopine da mettere insieme al gadgettino per avere un'istruzione più che altro. Vabbè, Giorgia fa vedere le altre cose, tu magari ancora ci pensi. Sì. Giorgio, qual è il prossimo gadget? Le manine appiccicose. No, ne voglio vedere una in diretta. Vai, da stappene una, vai, si stappene una, vai. Soltanto se lo fai dopo che l'hai buttato a terra e dappertutto, quando si sporca e lo butti nel muro rimarrà l'impronta, quindi non si farà mai più, va bene? Okay, sì. E andiamo avanti con il prossimo gadget. Giorgia, facci vedere il prossimo gadget che il bambino troverà dentro la busta. Ci sono i portachiavi. Belli, di Stitch. Vai, prendilo un po', falli vedere, prendilo un po'. No, guardate. Allora, dimmi quello che ti piace di più, Giorgia. Il mio preferito è questo con Lilo e Stitch sulla moto. Questo con Stitch e la chitarra. Che la chitarra, bellino questo, sì. Angel! Quella rosa. E infine, che cosa abbiamo? Infine, che cosa abbiamo? Gli occhiali di Stitch! Wow, guarda qui! Che bello, e ce ne sono di diversi tipi se non sbaglio, vediamo, faccio vedere. Allora, questi, allora abbiamo questo. Vi faccio vedere tutti i modelli. Dice anche i nomi, perché non me li ricordo. Allora, Lilo. Questo è Lilo. Sì. Perfetto. Stitch. No, quello è Stitch. Sì, vediamo Stitch. Giorgia, allora. Angel e Stitch. Innamorati stanno nel bacino. Pure questo. Ok. Poi c'è solamente Angel. Ok. Poi c'è Stitch e poi c'è Angel. A te quale ti piace di più? Questo e questo. Ok. Invece a voi ragazzi, quale vi piace di più? Scrivetelo nei commenti e lasciate tantissimi pollicioni. Giorgia, è arrivato il momento di provare a fare qualche sacchettino. Che dici? Sì, subito, subito, subito. Io prendo questo qui già aperto. Allora, ci mettiamo un rompicapino. Sì. Poi ci mettiamo questo braccialetto. Vediamo quanti adesivi abbiamo e dividiamo. Questo braccialetto è super bello! No, questo qui me lo tengo per me. No! Me lo tengo per me questo, che c'è Lilo e Stitch. Poi io metterei tipo due adesivi. Fammi vedere quale peso. Due a caso. Mamma, ha preso il più carino, guarda! Come ho preso il più carino, è vero! È troppo bellino! Poi ci metterei una manina appiccicosa gialla, un portachiavino, un occhiale. Ok. C'entra? Altrimenti gli occhiali li possiamo mettere sul tavolo, così gli invitati se li possono mettere per farsi le foto. Non c'entra. Io voto per metterli sul tavolo alla festa, così chiunque arriva li può indossare e si può fare i selfie.
Giorgio, sei d'accordo? Sono d'accordo. Vediamo ragazzi se mi ricordo quello che devo fare allora. Uno di questo, un rompicapelli. Poi. Mamma! Ma in questo sacchettino nel primo ci siamo scordati il braccialetto. Vero. Diamoci questo qui. Giorgia, una domanda. Ma quanti ne devi preparare di questi sacchettini? 20? Oh no. Vabbò. Sì? Ma sei andato a prendere gli invisi? Parli degli inviti che tu devi dare ai tuoi amici per farli venire alla festa? Sì. Giorgia, non ti arrabbiare, ma me ne sono dimenticato! Vai, dove da prenderli! Ok, vado! Oh ragazzi, la cosa più importante! Gli inviti, se non diamo gli inviti ai compagnetti, come facciamo a sapere quanti ne arrivano e se vengono poi? Oh, devo andare, devo andare! Ah, oh, il babbo è proprio sbadato. Io continuo a fare i sapere. 20 minutes later. Cinzia, Giorgia, sono tornato, dove siete? Arrivo! Eccomi! Oh, avete quasi finito! Brave! Brava! E chi è stata brava, la mamma o Giorgia? Io perché ho messo gli stickers. Ma non è vero, l'abbiamo fatti insieme! Ma è vero! Guarda, io sto piegando i sacchettini e lei mette gli stickers. Li abbiamo riempiti insieme! Sì! Babbo, dove sono gli invisi? Non mi dire che li hai lasciati là! Non mi dire che li hai lasciati là! Come sei antipatica! Sono andato lì a prenderli e ce l'ho qui! Oh, li fai vedere te, Giorgia? Sì. Vabbè, me li fa vedere Giorgia. Vai, Giorgia, fagli vedere gli inviti. E guardate qui, abbiamo l'invito a te, ma Stitch. Che cosa c'è scritto, Giorgia? Ce lo leggi? Compleanno di Giorgia, questo è l'invito. Giralo. Giralo. Invito al compleanno di Giorgia. Domenica 14 gennaio. Presso... Non ve lo posso dire, è un segreto. Allora, i sacchettini con tutti i regali li abbiamo preparato. Gli inviti ce l'ha Giorgia in mano. Però ricordo di Giorgia che domani mattina, quando andrà a scuola, questi inviti vanno dati a ogni compagnetto. E digli che ti danno la conferma, eh. Ok, babbo, va bene. Giorgia, ma senti un po', ho l'impressione che secondo me tra le cose che dobbiamo regalare agli invitati manca qualcosa, tu che dici? Ora che mi fai pensare? No, non manca nulla. Sicura? Sicurissima. E invece no, manca qualcosa. E che cosa manca? Un pacchettino misterioso, vediamo se indovinate. Vieni Giorgia. Dammi, voglio aprirlo. Aspetta. Cosa sono? Posso dirlo? Vediamo, aspetta, vediamo se indovinano i nostri amici che ci seguono. Lilo e Stitch, che è il tema della festa, sono di dove? Di che posto? Sono hawaiani, cioè vivono al mare. Esatto, alle Hawaii. E qual è la cosa tipica hawaiana che tutti conoscono? Le collane hawaiane. Le collanine di fiori, esatto. Ora le apriamo e ve le facciamo vedere. E ne daremo una a ciascuno a chi verrà alla festa. Mamma, si era il sacchetto, io te lo farò. Piano, eh. Ah, è tutto un tocco. Un groviglio. Oh. Sono un sacco. Evviva. Allora. Ma che sono allora. Belle. Mamma mia, quindi cioè i nostri invitati riceveranno un sacco di cose, il sacchettino pieno di oggetti e gadget, e poi quando entrano saranno consegnate anche le collane hawaiane. Sì! Ma sarà una super festa, Giorgia? Sì! Che è successo, Giorgia? Non può vedere tutti i peluchi che c'erano dentro, mi fanno diventare gli occhi rossi. Datti una sciacquata al bagno, dai, ti accompagno, via. Ragazzi, Giorgia oggi con questi occhi è una cosa veramente incredibile. Prima si è sfondato l'occhio con un dito, ora gli sono entrati tutti i peluchi delle collane e dentro gli occhi e gli sono diventati di nuovo rossi. O meglio? Meglio. Fammi vedere, guardami. Non so, ma così. Va meglio? Sì. Oh, finalmente, vai, riscendiamo giù. Ragazzi, siamo giunti al termine di questo video. E allora, Giorgia, facciamo un resoconto. L'outfit per il compleanno? Comprato. Sì. Vi raccomando, sì, comprato io, però vi raccomando, continuate a seguirci perché nelle prossime puntate vedrete qual è il vestito che ha comprato per la sua festa di compleanno. Poi, sacchettini con tutti i gadget da regalare agli invitati? Fatto.
Bigliettini da visita? Fatto. Perfetto. Ora però bisogna invitare gli amici. Quindi domani porti i biglietti a tutti. Quindi le cose, diciamo, principali le abbiamo fatto. Sì. Ci sarà poi la cosa più importante, che sarà poi l'allestimento. Ci saranno delle mascotte, ci saranno gli animatori che ti faranno, che vi faranno divertire. C'è da preparare la torta, come dicevo prima, c'è da allestire tutta la sala dove faremo la festa e tante altre cose che ancora Giorgia non sa, perché Giorgia sa che la festa te mastigge, sa che ci sarà un allestimento, sa che ci sono gli animatori, ma io e la mamma gli abbiamo preparato una super sorpresa che non possiamo svelarvi. Quindi sia Giorgia che voi dovete aspettare al prossimo video, e tu devi aspettare i prossimi giorni per sapere che cosa ti abbiamo regalato io e la mamma. No, non ve lo posso dire, devi aspettare. Quindi ragazzi, abbiamo terminato. Continuate a seguirci perché ci saranno tante altre sorprese. Giorgia, te che ne pensi? Sarà bella questa festa? Sì, per me sarà più bella della prima. A questo punto, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale. E io e Giorgia vi salutiamo con un grande... Adesso si va a dormire che è tardi. Andiamo. Non c'ho sonno. Andiamo. Piscini, buon Natale a te che canti. È la festa dei bambini. Buon Natale in compagnia. Il più bello che ci sia. Buon Natale insieme a noi. Che pensiamo sempre a voi. Tutto bene la Giorgina. Ho un presentimento strano. Hai ragione la vicina. È scappata via lontano.